Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Milk Tuning. Oggi sto qui senza in realtà qualcosa di scritto che ho preparato, è diciamo un video ecco, su dei pensieri che ho in testa, su delle novità che ho diciamo da portare a tutti i miei followers e comunque tutte le persone che mi seguono. E niente, purtroppo devo chiudere un capitolo che è stato veramente importante per me e come diciamo forse alcuni di voi avranno intuito dalle mie storie sui social, ho praticamente quasi terminato la vendita della mia Alfa Romeo Mito. È stata una scelta molto difficile, molto sofferta, in quanto comunque ho un legame affettivo verso la mia macchina molto importante. È stata la mia prima macchina e diciamo ci ho messo le mani sempre io, ecco, quindi com'era prima e com'è ora è tutt'altra mito e diciamo il 90% dei lavori che sono stati fatti alla macchina, li ho fatti io con le mie mani e quindi ecco, diciamo, sopra questa macchina, oltre a essere una semplice Alfa Romeo Mito, comunque ci sta il mio amore per lei sopra, proprio i miei pensieri, come io me la immaginavo in testa. Quindi ecco, sono dispiaciuto, ma allo stesso tempo felice perché arriverà comunque un'altra macchina e quindi appunto riuscirò a portare anche altri contenuti sul canale, però su un'altra vettura che comunque vi annuncio già non sarà di mamma Alfa Romeo barra FCA e sarà una macchina tedesca. E quindi niente, ecco, ho questa emozione dentro sia di dispiacere, tanto dispiacere perché abbandonerò questa macchina e da una parte sono contento perché andrà in mano a un mio caro amico e collega anche di ex collega di lavoro e quindi sono molto contento, anche lui condivide molte passioni per le auto e nonostante tutto sono riuscito a tenerla originale perché il piano B era quella di riportarla praticamente a quello che era lo stato originale. Anche perché comunque io ho tutti i ricambi originali della macchina che ho tolto, quindi sarebbe stato anche abbastanza semplice, però non sarebbe stata praticamente più la mia Mito e sarebbe stato molto complicato per me vederla per un determinato tempo in quelle condizioni, ecco, sarebbe stata una Mito qualunque e diciamo appunto non mi piaceva l'idea di riportarla originale. Nonostante ciò alla fine è arrivato questo ragazzo e che ha deciso di prenderla. Io metto un attimo le mani avanti perché ancora non è diciamo venduta al 100%, è stata confermata e fermata e quindi diciamo penso che alla fine si concluderà così. Non vi sto a dire a quanto l'ho venduta però diciamo un prezzo un pelo più alto rispetto al mito come questa che si trovano sul mercato e quindi alla fine non è neanche quello che volevo io avrei voluto qualcosina in più, però alla fine bisogna scendere a compromessi e quindi sono contento così alla fine, ecco. L'importante è che resta nelle mani di un appassionato e anche di un mio amico e che resta così com'è. Quindi sono felice, poi lui in futuro potrà fargli quello che vuole la macchina, ecco, però per me così è già abbastanza completa. Quindi concentriamoci ora sul futuro e arriverà un'altra macchinetta e sarà tedesca come vi ho già detto, non vi voglio svelare il marchio, anzi se volete sbizzarrirvi nei commenti potete scrivere secondo voi quale sarà la mia macchina. Detto questo ragazzi è molto complicato perché alla fine penso che un buon 95% dei miei followers mi segue perché appunto facevo video sulla Mito e penso che anche loro abbiano la stessa Mito e quindi da una parte spero di non perderli per la scelta che ho fatto e che magari comunque essendo sempre appassionati di auto
riescano a seguirmi lo stesso anche con la nuova macchina. Anzi, penso che sia anche una buona idea quella di cambiare e avere un progetto nuovo in mente e fare tanti altri video su un'altra macchina, ecco, perché alla fine su questa Mito ho fatto, diciamo, tutto, non potevo fare nient'altro di meglio in questa situazione. Magari avrei potuto elaborarla un po' di più, ma comunque l'impianto a gas, quindi diciamo è un po' complicato e avrei potuto magari abbellire ancora ulteriormente gli interni, non so, fare qualcosina di più estremo, ma non mi interessa sinceramente. Ho già dato abbastanza a questa Mito e sono contento così. Quindi niente ragazzi, spero che comunque nonostante tutto apprezziate questa scelta di cambiamento e comunque se diciamo siete contrari purtroppo ci posso fare ben poco, ho preso la mia decisione. Detto questo ragazzi, spero che questo video, questa carrellata di pensieri così freschi vi sia piaciuta, lasciate un like in tal caso. Vi ricordo nonostante tutto di iscrivervi al canale e di seguirmi costantemente. Ciao a tutti ragazzi!